Aversa è una festa di origine contadina che si svolge gli ultimi 3 giorni di febbraio e i primi 3 giorni di marzo, soprattutto nella Romagna. Argenta che in un qualche modo vive anche un po' della tradizione romagnola, ha voluto dare continuità a questa tradizione. La tradizione in questione era proprio l'accensione dei fuochi in questi giorni nelle aie, davanti alle case di campagna, ed era un rito propiziatorio del contadino, perché a seconda delle caratteristiche del fuoco, di come si esprimeva il fumo, eccetera, veniva poi deciso che sarebbe stato un anno più o meno buono. E tanto vede una bella vaschetta di in shopping e pu per sconto una tua fiorentina e di spiedini ah e brisa spinghietti con turne ah in tutta i scivola tu non hai la frutta e sle e da bei a maracmende no perché si lascia stare per me. Sono tanti anni che do una mano all'associazione che organizza questa iniziativa, che è l'Associazione del Lavoro dei Contadini, e quindi mi fa piacere partecipare appunto recitando le poesie dei nostri migliori autori per farle conoscere a chi non le conosce ancora, per farle riascoltare a chi le conosce già, è piacere di riascoltare, per dare una mano appunto a questa associazione che fa un lavoro meritorio di valorizzazione della cultura del territorio. La sera di questa sera è stata particolarmente emozionante perché abbiamo avuto la collaborazione di tanti soggetti del territorio, l'Associazione Culturale Celtica Trigalia che ha accolto gli ospiti con il vin brûlé, la Corale Giuseppe Verdi che ha cantato tutti i nostri canti della tradizione, molti dei quali anche in dialetto, e Giuseppe Bellosi, un attore storico della tradizione romagnola, che ha fatto proprio un excursus della poesia dialettale romagnola da Stecchetti fino a Baldini e ha divertito veramente tutti gli intervenuti, si è preso un sacco di complimenti, giustamente, perché è stato veramente molto molto bravo. E abbiamo avuto la collaborazione anche dell'azienda agricola Leotte con la degustazione dei vini e dei prodotti del territorio, e naturalmente la manifestazione è stata promossa direttamente dalla società Terrec, la società che gestisce l'ecomuseo di Argenta, e dall'assessorato al turismo del comune di Argenta. Non disturba che abbiamo trovato a dritte, abbiamo tolto il buco e la mia capa gli amici sempre verde. D'accordo? No, fate. Sono nato nel dialetto, perché io è la prima lingua che ho imparato, mi hanno insegnato il dialetto, a casa mia si parla ancora in dialetto, l'italiano l'ho imparato come una lingua straniera andando a scuola, quindi in prima elementare. Forse prima l'avevo sentito, che so, dal giornale radio, cose di questo genere, ma in casa non si parlava. Per cui è la mia lingua materna e mi fa piacere continuare. Negli ultimi poi decenni questa lingua ha avuto un'importanza anche fondamentale come lingua letteraria, anzi diciamo che il fenomeno della poesia in dialetto romagnolo è un fenomeno unico all'interno del panorama letterario nazionale, perché non c'è nessun'altra regione in Italia che abbia un così alto numero di poeti e di così alta qualità, perché gli autori che ho recitato questa sera, soprattutto i moderni, Walter Galli, Tonino Guerra, Nino Pedretti, Raffaello Baldini, sono poeti non solo romagnoli, sono poeti italiani che scrivono in dialetto romagnolo e fanno parte a pieno titolo della storia, della poesia e della letteratura italiana. Anzi, sono considerati tra i più importanti poeti del secondo Novecento in Italia, soprattutto Raffaello Baldini.